Ciao, sono Gianluca Cullone, abito qui a Tragliatella, una piccola parte della ex 19esima circoscrizione. Non disponiamo di servizi, di trasporti, quasi di nulla. L'autobus che passa, che fa parte insomma dell'ATAC o dei vari subappalti dell'ATAC di Roma, che passa su questa strada, che attualmente è di comune sia del consorzio che del comune di Anguillara, insomma ci sono più consorzi. Attualmente il vecchio consiglio d'amministrazione di questa strada è stato sciolto, in quanto sono stati rilevati degli illeciti. Insomma qualcuno si è approfittato della situazione, con i soldi ricevuti dai cittadini ci ha fatto ben altre cose. La nostra battaglia comprende anche questo, insomma chi ha fatto degli illeciti, chi ha rubato deve insomma restituire quello che ha preso e rimettere a posto la strada. I politici qui sono mai venuti a farvi promesse? Attualmente vengono politici del PD che si interessano della zona, anche del PDL, in quanto è una zona che in via di sviluppo interessa un po' a tutte le cerchie politiche, insomma. Qui sono zone edificabili? Questa zona attualmente sta per passare il piano regolatore, quindi i costruttori di Roma la stanno aspettando con l'acqua alla gola. La zona è suddivisa in lotti, ogni lotto più o meno è di 1000-1200 metri quadri, dove insomma ognuno ha la propria fossa biologica o a dispersione, cioè quindi non a norma, o addirittura c'è chi la notte dalla sua fossa con una pompa tira su e la mette per strada. L'acqua pubblica c'è, siccome è un ex consorzio, ci sono l'acquedotto consortile. La maggior parte degli abitanti hanno un pozzo di proprietà, quindi tirano sull'acqua dalla falda, in poche parole. Però anche con tutte queste fosse che ci sono, insomma l'acqua che tiriamo su non è che è ottimale. Ma io sapevo che l'acqua infatti non si poteva bere. No, l'acqua non è potabile, qui non abbiamo né acqua potabile. Insomma noi ci troviamo nell'estremo confine, dove ci sono tre o quattro comuni differenti. Ci abbiamo Fiumicino, poi abbiamo Roma, che siamo noi, Anguillara e questa parte qui che prevede anche Cervete, Riceri, Tragliatella. L'ufficio postale più vicino a 6 km è quello di Osseria Nuova, Santa Maria di Galeria, che sta sulla Braccianese, 6-7 km. Asili, scuole? Asili scuole abbiamo quello di Roma che sta sempre qui a 3 km e di Cornazzano. E bastano per la popolazione? Gli asili di certo non bastano, cioè la gente che vive qui, diciamo che questa zona è una sorta di dormitorio, cioè si sposta tutto a Roma, fa tutto a Roma, la maggior parte degli abitanti sono pendolari insomma. Solo in macchina si spostano? Solo ed esclusivamente in macchina o in autobus, ma una piccola parte, visto che gli autobus a volte passano, a volte no. Attualmente ci sono tre autobus che fanno la linea 030 che va da qui alla Storta e sono solamente tre, cioè se ne rompe uno ne passa, lei consideri che da qui a lì ci vuole più o meno mezz'ora, 40 minuti. L'ospedale più vicino è quello di Bracciano e sappiamo tutti che ha rischiato la chiusura, mancano parecchi reparti. Il primo ospedale più affidabile è il San Filippo, il Sant'Andrea. Quindi si tratta di 35-40 km. Vorremmo che magari quelle zone che sono destinate al suolo pubblico, intanto ci si possa fare qualcosa per noi, per tutti, dei servizi, a partire magari da un asilo, da una scuola. Tipo piazze ci sono? Piazze non ci sono, noi ci siamo sempre visti, noi ragazzi siamo cresciuti qui, sempre per strada. Con gli altri ragazzi ci vorremmo battere. Magari il mio primo punto sarebbe lo sport qui a Tragliatella, magari un campo da calcetto, un campo da calcio, una palestra, dove la gente insomma la sera, piuttosto che ritornare a casa, poi riprendere la macchina e andare nei comuni limitrofi, fare una cosa dedicata a questa zona, anche per quanto riguarda i rifiuti. Cioè deve partire un camion dell'AMA che deve fare 20-30 km e magari non ce la fa a smaltirli nemmeno tutti per la popolazione che c'è, magari anche un'isola ecologica ci farebbe bene, quindi pure quella potrebbe essere un'idea per noi, visto che siamo un po' lontanuccio
da dove sono tutti i servizi, potremmo essere completamente autonomi per i rifiuti, per i servizi e per tutte le altre cose. Ok. Cioè spostare un po' d'amministrazione qui a Traiatella non ci farebbe male. In questi campi qua dietro, fino giù, arriviamo parecchio giù, vorrebbero far qui i piani 167. 2-3 mila abitanti in più qui significa cementificare tutto sto verde che ci sta. Però per far venire i soliti costruttori di Roma a costruire, in modo che poi il costruttore con la scusa ci fa le strade asfaltate, ci fa tutto il resto dei servizi. I servizi è un diritto che noi abbiamo, quindi non abbiamo bisogno di soliti costruttori che vengono a speculare sulla zona di Traiatella. E più che altro dei politici che ci sono dietro, che con la scusa vengono a chiedere i nostri voti. Quindi noi non abbiamo bisogno di questi servizi, noi siamo già autosufficienti, noi avremo bisogno di altri servizi che sono quelli primari che mancano, non 2.000-3.000 appartamenti. Beh, questo è il vascone, diciamo il punto nostro di ritrovo di noi giovani. La gente veniva qui per prendere l'acqua, insomma non c'era acqua e diciamo che era anche potabile, poi è stato dismesso e è stato abbandonato al degrado, vabbè. Però quindi potrebbe essere una zona dove... Io vorrei partire proprio da questo, con anche gli altri ragazzi che abitano qui, per fare un punto di ritrovo, una piazza. Cioè questo secondo me è il punto di partenza, già facendo qualcosa qui di pubblico per tutti potrebbe essere un inizio.